Arrestato a Tokyo un 27enne giapponese che aveva fabbricato armi da fuoco con una stampante in 3D. L'uomo ha attirato i sospetti della polizia pubblicando su internet un video che mostrava le armi appena create. Le stampanti in 3D sono attualmente in vendita in Giappone a partire da 450 euro.